Tutto pronto. Si aprono le gabbie. Partiti cavalli della prova GR della giornata, la settima corsa del pomeriggio. Parte così così Bold Show, ma in poche battute recupera e prende subito la testa della competizione, accompagnato al suo interno da Don't Stop My Run. In terza posizione troviamo Mesocco, in quarta invece Porto Blanco a precedere The Full Swipe, poi in quinta posizione, in sesta posizione troviamo il grigio Touch of Grey, che al suo esterno Change of Moon. A chiudere il gruppo dei partecipanti troviamo Muntani, andatura non esagerata in questa fase, con Riccardo Belluco che guarda il suo rivale all'interno, in particolare Damiano Poggi, e quindi Bold Show e Don't Stop My Run che stanno guidando rispetto al terzo, che adesso ad intervallo di circa tre lunghezze rispetto a Don't Stop My Run. E troviamo Porto Blanco, che al suo interno Mesocco, poi un altro terzetto formato da The Full Swipe con Touch of Grey e Change of Moon, che si avvicina per corsie esterne. A chiudere Muntani abbastanza accompagnato, tre quarti della piegata, nulla che sia cambiato, l'andatura è abbastanza sostenuta per essere una prova GR, con Bold Show in leggero vantaggio nei confronti Don't Stop My Run. Al suo esterno si concretizzano subito le minacce di Mesocco e quella di Porto Blanco, dalle retrovie prova a rinvenire Muntani per corsie interne, The Full Swipe che temporeggia, stessa cosa per Touch of Grey e Change of Moon all'esterno di tutti, gli ultimi 400 metri da percorrere con Bold Show sotto l'attacco di Mesocco, al suo interno c'è anche ancora Muntani, poi ci prova The Full Swipe, lo stesso Don't Stop My Run tende a passare in vantaggio Mesocco nei confronti di Bold Show, The Full Swipe che si mette sulle gambe con Muntani ancora in quota, The Full Swipe che con uno scatto solo passa in vantaggio, Bold Show tenta di recuperare, The Full Swipe, Bold Show e lo stesso Mesocco, tutti e tre vicini, ma ha vinto quasi indiscutibilmente The Full Swipe, specialista ed esperto del tracciato, Antonio Ferramosca, che sigla per il training di Fabrizio Ferramosca. I colori sono quelli dell'Alpagliari Stable, 6 al primo posto, 1 Bold Show al secondo, al terzo Mesocco. L'idea di arrivo è questo, la regia inquadra Bold Show, vediamo lo stretto per capire bene soprattutto il ruolo dei piazzati. Eccolo qua, bellissimo arrivo, andava sottolineato questo aspetto, The Full Swipe che sguscia via, Bold Show che si era liberato di Mesocco, rimane in quota per il secondo. Quindi 6-1-5, vediamo se tutto è certificato anche dall'ultimo tempo di galoppo. Direi che proprio sia così. The Full Swipe che ottiene così la vittoria numero 7 in carriera. La quota era da favorito, intorno a 4, quota fissa chiaramente, generalmente era possibile trovarlo a questa quota sui bookmaker italiani. E a questo punto, con lo slow motion della ripresa frontale e la vittoria della giubba grigia a scacchi e a rombi neri di The Full Swipe, cediamo di nuovo la linea a Mario Berardelli.